Provate a pensare alla vostra infanzia. Chi ha avuto la fortuna di correre a piedi nudi su un prato? Chi si ricorda com'era lasciare per primo le impronte sulla neve fresca? Chi è stato tra i privilegiati a tornare a casa con le mani o i piedi sporchi di fango o appiccicati di pece? E com'era? Era così bello da poter dire indimenticabile, se ce lo ricordiamo a tutti questi anni di distanza. Ecco perché abbiamo il dovere di trasmettere questo dono ai nostri figli, ai nostri nipoti, alle persone che conosciamo. Noi che abbiamo avuto la fortuna di avere questo rapporto così stretto con la natura, un rapporto vero, non costruito. La natura l'abbiamo sperimentata in prima persona, non l'abbiamo studiata sui libri e basta. Non possiamo sottrarci al compito di offrire ai nostri figli la possibilità di sperimentare lo stesso contatto diretto. È un dovere che abbiamo nei loro confronti. E ognuno di noi ha dei valori importanti che pensa di dover tramandare o dover trasmettere alle persone che ci stanno intorno. Per me la natura è uno di questi. Tutto è cambiato quando poi sono diventata mamma. Avevo un pancione grande così e avevo un nonno che mi riempiva di attenzioni, anche lui amante della montagna, ma mi diceva: non vorrei mica andare in cima a una montagna con quel pancione così, è pericoloso. E la mia nipotina sballottata lì dentro? Ma come, mi chiedevo, una donna incinta non deve perseguire prima di tutto il proprio benessere fisico e psichico? E se il mio benessere è in cima a una montagna, perché devo smettere di andare a camminare in montagna? C'è poi chi faceva proprio del terrorismo, mi dicevano: ah, quando nascerà la bambina, abituati, non andrai più a camminare, gli scarponi puoi metterli già in cantina. Per fortuna sulla mia strada ho incontrato altre persone che erano delle voci un po' fuori dal coro, come me, tra queste Francesca Tosolini, che è qui tra il pubblico, e Sara Baroselli, che virtualmente è qui vicino a me. Con loro abbiamo avuto la possibilità di condividere un'idea, un'esperienza che poi ha dato vita a una pagina Facebook attraverso la quale suggeriamo diversi itinerari a misura di bambino nel nostro Friuli. Quindi dicevamo, le attese, che cosa succederà quando diventerò mamma? Continuerò a camminare? Mi sono detta, è inutile farsi troppe domande, aspettiamo e vediamo che cosa succederà. Ebbene, l'istinto materno, che difficilmente sbaglia, ma per fortuna anche tanti pediatri lo dicono da subito, i bambini, quando sono sani, quando il parto è stato regolare, devono stare all'aperto da subito, indipendentemente dalla stagione, perché se in primavera è facile portarli fuori, in inverno bisogna essere un po' più coraggiosi. Eppure c'è una teoria che si chiama ariaterapia, attraverso la quale si sottolinea come i bambini che stanno più ore all'aperto paradossalmente si ammalino di meno, perché i germi e i virus circolano negli spazi chiusi e riscaldati. Quindi è all'aperto da subito per il bene del bambino, ma non solo, anche per il bene della mamma, perché stare all'aperto, il contatto con la natura permette, lo dicono diversi studi scientifici, di ridurre il baby blues, quella depressione che colpisce tante mamme, vittime un po' di solitudine, un po' di sbalzi ormonali. E quindi cosa c'è di meglio che fare una passeggiata in natura, possibilmente in compagnia di qualche amica positiva? E il nostro Friuli è pieno zeppo di passeggiate che si adattano a queste esigenze. Basta allontanarsi pochi chilometri da qua, c'è il Parco del Cormor, ci sono il Parco del Beato Bertrando, oppure c'è il Parco delle Risorgive a Codroipo, e per chi ama il mare c'è il Sentiero Rilke, che è una poesia tra passeggiata e mare. Tutto questo, tra l'altro, ha dei benefici non da poco nello sviluppo del bambino, perché così come crescono i bambini, così
sono tantissimi gli stimoli che possono ricevere. Finché stanno distesi nel passeggino, vedono le ombre, vedono le foglie in lontananza, poi stanno seduti e quindi possono iniziare a guardare da una posizione privilegiata. E poi i primi passi sull'erba, i primi passi sulla sabbia. È veramente un trionfo di sensi la natura. Si possono osservare le foglie che si muovono, i piccoli insetti. Si possono assaggiare i doni preziosi del bosco, i frutti di bosco, le fragole. Poi per i bambini un po' più grandi raccoglierli è veramente un dono che vale più di qualunque medaglia. Si può usare il tatto per sentire le diverse consistenze. I ricci delle castagne pungono, ma la castagna invece è liscia. E si può usare l'udito per sentire il rumore delle foglie, ma anche per sentire il canto degli uccellini. Ed è un tempo prezioso per usare la voce a basso volume, per poter usare benissimo tutti quanti i sensi. Da questo è nata la nostra pagina Facebook, Camminare coi bambini in Friuli e dintorni. Era il giugno del 2015, quando con Francesca e Sara e altre mamme abbiamo deciso di dare vita a questa pagina, che in un batter d'occhio ha avuto un successo incredibile per noi, non ce lo immaginavamo. Volevamo semplicemente mettere a disposizione di altre persone le nostre conoscenze, perché regolarmente a ridosso del weekend diversi amici ci chiedevano suggerimenti per cosa fare. E così, un po' per gioco, un po' per scherzo, abbiamo dato vita a questa pagina, da cui poi è nato un libro, In montagna con i bambini, edito dalla cooperativa Most e scritto in italiano e in sloveno, proprio per valorizzare le lingue del territorio, perché come sapete qua in Friuli Venezia Giulia è presente anche la minoranza slovena. Camminato è un'esperienza per tutti e un'esperienza anche in gruppo. Ci siamo accorte che è più facile far camminare i bambini volentieri quando si va assieme, e quindi è importante, per fargli amare la montagna, fargli amare le passeggiate, pensare innanzitutto a loro. Quindi accantonata l'idea di raggiungere cime prestigiose, perché ci sarà tempo, c'è stato tempo anche per quello, l'importante è tarare i percorsi su di loro. Quindi, vinta la pigrizia, ci si organizza. Per prima cosa bisogna pensare al tempo, perché è importante dare un'occhiata ai siti del tempo. Qua in regione fa scuola l'OSMER, e poi preparare lo zaino. Per i bambini, diciamo dai 3 anni in su, è veramente un'emozione prepararsi da soli lo zaino. Quindi responsabilizziamoli. Si preparano lo zaino, si mettono la loro borraccia, il loro panino, il cappellino, e poi noi nello zaino grande portiamo tutto il resto, quindi cibo, vestiti, cappellino, crema solare, piuttosto che la mappa, ricordarsi sempre anche il numero del soccorso alpino, perché non si sa mai con i bambini, e poi studiare un itinerario che può essere attraente. E che cosa piace ai bambini? Gli animali. Quindi le malghe, che tra l'altro hanno anche un punto d'appoggio per qualunque evenienza, piacciono le cascate, piacciono i ponti, e poi piacciono i percorsi magari un po' più dove c'è anche qualche roccetta, dove ci si può arrampicare, perché così si sentono grandi. In tutto questo, però, va ricordato che noi stiamo camminando anche per entrare in contatto con loro. Non ci sono cellulari, non ci sono tablet, non c'è la televisione, ci siamo noi, loro e il silenzio magico del bosco. Quale situazione migliore per raccontarsi, per confidarsi, per conoscere anche cose che non immaginavamo dei nostri figli? Il tempo di cammino è anche un tempo di racconti. Quindi giochiamo insieme, inventiamo storie, un pezzo io, un pezzo tu, e poi raccontiamo le storie del territorio. Siamo in Carnia e parliamo degli Sbilfs, siamo nelle valli del Natisone e parliamo delle Crivapette, e ancora le Agane, i Krampus. La nostra montagna è ricchissima di folletti e personaggi mitologici che scatenano la fantasia dei bambini. Quindi diamo loro dei benefici fisici, ma diamo loro anche degli strumenti culturali per conoscere meglio la loro terra. Sta prendendo piede una teoria secondo la quale i bambini
poco esposti alla natura, che quindi subiscono un deficit da natura, ci possa essere in loro una correlazione con i disturbi dell'apprendimento. Quindi questo è ancora in fase di studio, però è una teoria che negli Stati Uniti sta prendendo piede. E sempre dagli Stati Uniti arriva questa teoria del filosofo William, che i bambini che in età prescolare hanno sperimentato situazioni di fascinazione, quindi un'attenzione indiretta in un ambiente in cui ci sono molti stimoli, il bambino si lascia attrarre da una specifica cosa, come può essere la foglia che cade piuttosto che il torrente che viene deviato da un masso. Per questi bambini sarà più facile poi in età scolare concentrarsi su uno specifico oggetto. E di questo aveva parlato anni fa anche Maria Montessori, che è la nostra pedagogista di bandiera, possiamo dire. Proprio lei all'epoca, aveva ricordato come fosse necessario far vivere ai bambini la natura, ma pienamente, non solo dai libri, e liberare i bambini da tutte quelle sovrastrutture che la società civilizzata ha creato, che in realtà per i bambini sono più ostacoli che piaceri. Quindi Maria Montessori ricordava anche che è importante che noi genitori, noi educatori, noi zii, non siamo iperprotettivi con loro, perché i bambini hanno una forza innata e se sono nel loro ambiente, e il loro ambiente è la natura, questo permette loro di sviluppare e di scatenare tutta la loro forza. E poi, aggiungo io, la sera dormono a casa. I bambini, se stanno in gruppo, se stanno all'aria aperta, sono felici. L'abbiamo sperimentato insieme a Francesca e a Sara, con cui ormai andiamo a camminare regolarmente. I bambini lo aspettano ormai come un appuntamento fisso, è un rituale per loro. Io penso veramente che vincere la pigrizia e fare lo sforzo sia il più bel dono che si possa fare a chi vogliamo bene. Grazie.